papera, uniamo le gambe tra di loro e arradichiamo i piedi a terra, quindi sentiamo bene i talloni a terra, l'esterno dei piedi, perché tenendo i piedi a papera viene un po' tutti da cadere verso l'interno. Proviamo invece a spingere i piedi bene a terra, schiacciamo una gamba contro l'altra e poi mettiamo una mano sul petto e una mano sull'addome. Sentiamo schiacciando una mano contro l'altra, una gamba contro l'altra, che cosa succede? Così dovreste vedermi meglio. Che cosa succede? Il pavimento, al pavimento pelvico. Che cosa succede al bacino? Molto probabilmente il pavimento pelvico salirà verso lo sterno. Assecondiamo questo movimento. Teniamo le chiappe strette e sentiamo il respiro com'è in questo momento. Gambe attive, forti, proviamo a portare le mani lungo il corpo, le braccia lungo il corpo e i palmi aperti. E sentiamola in questa posizione, questa variante della posizione della montagna. Proviamo a immaginare le nostre gambe come le radici e il tronco come il nostro albero. Com'è quest'albero? Com'è il respiro, il vento che lo abita? Apriamo bene le dita delle mani, apriamo bene le dita dei piedi. Sentiamo la vita che fluisce in questo albero attraverso il respiro, come se il respiro fosse la linfa vitale dell'albero, quindi un respiro liquido. Teniamo bene la testa verso il cielo, tenendo il mento sulla altezza, diciamo, dell'ultima vertebra della schiena, del collo. Quindi non appoggiato verso il petto, ma bene dritto in avanti. Inspiro, faccio salire l'aria fino alla gola, espiro, sgonfio il petto, la parte dietro della schiena, il diaframma sale, con il diaframma sale il pavimento pelvico verso l'alto e schiaccio l'ombelico verso la colonna. Ancora inspiro, l'aria, il vento muove le foglie della parte alta dell'albero, tutta la chioma. Espiro, sgonfio il petto e le radici diventano più forti. Ancora qualche volta, così con il vostro ritmo. Inspiro, faccio arrivare l'aria in tutta la periferia del corpo. Espiro, la riporto al centro. Se mi aiuta l'immagine dell'albero, posso continuare a tenerla, altrimenti pensate proprio al vostro corpo, sentitene tutte le estremità. E se c'è qualche punto del corpo che non sento, provo a portare lì il mio respiro. Facciamo un po' uno scan del corpo. Liberiamo i muscoli del viso, sentiamo l'appoggio dei piedi al suolo. Inspiro, porto bene l'aria verso l'alto, espiro, congiungo le mani in preghiera di fronte al cuore. Mettiamo un'intenzione per la pratica di oggi. Tra stira e succa. Stira la forza, succa la morbidezza. Torniamo a una delle radici dello yoga, che dice di Patanjali, appunto dice ogni asana deve essere forte e morbida allo stesso tempo. Proviamo anche noi attraverso anche asana in cui dovremo usare la forza a portare morbidezza attraverso il nostro respiro. Inspiro, espiro, butto fuori l'aria dalla bocca.
E con la prossima ispirazione apriamo gli occhi, porto le braccia verso l'alto, teniamo il dorso delle mani a contatto, i piedi sono paralleli, questa volta alla larghezza delle anche, di nuovo schiaccio bene i piedi a terra, avvicino le gambe tra di loro, pavimento pelvico sale verso lo sterno e glutei verso i talloni, inspirando, salgo con le braccia verso l'alto, apro il petto e espiro, chiudo le costole, mi allungo verso l'alto, chiudendo le costole. Ancora inspiro, espiro, il bacino va verso sinistra, le mani verso le braccia, mi piego verso destra, spostando il bacino. Normalmente lo facciamo con il bacino fermo, inspiro quando torno al centro, espiro, il bacino si sposta verso destra e io mi piego verso sinistra. Ancora una volta, inspiro al centro, spingo bene i piedi a terra, radico, espiro, mi piego verso destra, bacino verso sinistra. Inspiro al centro, espiro dall'altra parte. Inspiro, torno al centro, riporto lo sguardo alle mani. Inspiro, bene, allungo verso l'alto. Espiro, sgonfio il petto. E chiudo le costole. Inspirando allungo, espiro passando dalle anche, mi piego in avanti dalle anche, piegamento avanti, uttanasana. Inspiro, sposto il peso verso la punta dei piedi, posso toccare con i polpastrelli delle dita a terra oppure mani sulle ginocchia, piego leggermente le ginocchia e resto, cercando di allungare la schiena, inspiro. Allungo, espiro, sgonfio, allontano il petto e l'addome, spostando il petto dalle cosce, allungo il collo, la testa diventa prosecuzione della schiena. Ancora, spingo bene con la pianta dei piedi a terra, questa volta inspirando distendo le ginocchia, allungo ancora un po' la schiena verso il muro di fronte. Cerchiamo di rendere il tronco parallelo a terra. Ombelico verso la colonna, schiena dritta, come se volessimo disegnare una I con la schiena. Inspiro, espiro, con le gambe tese, attivo i quadricipiti, piegamento avanti. Ritorno su, inspiro, tengo il respiro, piegamento avanti, attivo i quadricipiti, quando arrivo alla fine del piegamento, espiro, disattivo i quadricipiti. Ancora una volta, inspiro, salgo, spingo bene il pavimento, tengo il respiro alla fine dell'inspirazione e scendo, piegamento avanti, quadricipiti attivi, butto fuori tutta l'aria, ispirazione. Mani a terra, inspirando, sguardo avanti, schiena dritta, espiro, appoggio le mani e faccio un passo lungo indietro in cane a faccia in giù, sistemo il mio cane a faccia in giù. Sguardo in mezzo alle mani, sistemo le braccia in modo che gli occhi dei gomiti si guardino e le ascelle si guardano. Spingo via il pavimento, facciamo dei piccoli tre volte, piccolo piegamento delle braccia, distendo, piccolo piegamento, distendo, ancora uno, piccolo piegamento, distendo. Facciamo la stessa cosa con le ginocchia, tengo le ginocchia leggermente piegate, questa volta lo sguardo in mezzo agli alluci. Inspiro, espiro, ombelico verso la colonna. I glutei dovreste sentirli andare verso i talloni. Inspiro qui, spingendovi al pavimento con le mani. Espiro ancora. Ombelico verso la colonna, magari riesco a sentire la parte alta della schiena che si distende. Questa volta inspirando distendo le ginocchia. Espiro, schiaccio con i talloni a terra e spingo contemporaneamente via il pavimento con le mani. Libero il collo. Inspiro ed espiro, resto cercando di allungare la posizione sia dal lato del tronco, allungare e renderla non solo statica ma morbida, viva, vitale. Inspiro qui, espiro, parto con i piedi, spingo i talloni verso l'alto. Vado sulla punta dei piedi, bacino, facciamo una gobba, spingo le scapole lontane, separo le scapole tra di loro, spalle che arrivano sopra, un po' più avanti della linea dei polsi, sguardo avanti,
tenendo però la testa in linea con la schiena. Inspiro, siamo nella panca, espiro ginocchia, petto in mezzo alle mani, mento a terra. Attenzione qui, andiamo in cobra. Ci andiamo però partendo con una curva, facendo una curva che parte dal coccige. Come un'onda, inspiro, cobra. Espiro, chaturanga, sollevo le gambe da terra, distendo le ginocchia, piego i gomiti vicino al corpo, un velico verso la colonna. Inspiro, espiro, torno nel cane, faccia in su questa volta. I piedi li teniamo puntati, attive le gambe una contro l'altra, spingo via il pavimento con le mani. Inspiro, espiro, ombelico verso la colonna e torno nel cane a faccia in giù. Guardo avanti in mezzo alle mani, vado sulla punta dei piedi, piego le ginocchia e porto piede destro dietro il polso destro, piede sinistro dietro il polso sinistro. Inspiro, sguardo avanti, schiena dritta, e espiro, piegamento avanti, gambe distese. Inspirando, piego leggermente le ginocchia, braccia fuori, verso l'alto salgono. Spingo il pavimento con le mani, allungo le braccia verso l'alto, inspiro, espiro. Mani in preghiera al centro del petto. Inspirando, riporto le braccia verso l'alto, espiro, mi piego verso destra, questa volta tengo il bacino fermo. Inspiro, torno al centro, espiro dall'altra parte. Inspiro, torno al centro, espiro, apro il petto verso l'alto, inspirando, mi allungo di nuovo verso l'alto, espirando, piegamento avanti dalle anche sempre. Inspiro, gambe distese, sguardo avanti, schiena dritta, espiro, mani a terra, e testa morbida, andiamo nel cane a faccia in giù, rifacciamo un'altra volta, ginocchio, petto, mento. Quindi, prima panca, inspiro. Panca, il movimento parte dai piedi, arrivo fino alla testa, inspiro panca, espiro ginocchia, petto, mento. Inspirando, curva, dal sacro, cobra, il bacino e le gambe sono a terra. Adesso punto i piedi, distendo le gambe, chaturanga, porto il tronco parallelo a terra, inspiro, espiro. Torno nel cane a faccia in su, inspiro qui, spingo via il pavimento con le mani, e espiro, cane a faccia in giù. Ah. Unisco i piedi, spingo via bene il pavimento con le mani, riaggiusto il mio cane a faccia in giù. Resto per un respiro. Inspirando, sollevo la gamba destra verso l'alto. Attenzione, piego il ginocchio, apro l'anca. Lasciamo che sia morbida l'anca, bene aperta, e vada, cada il piede verso sinistra. Cosa succede? Pieghiamo il gomito sinistro, l'altro braccio rimane leggermente piegato, oppure lo possiamo distendere lateralmente, a più. Più carino, semplicemente. Inspiro, spingo via il pavimento con le mani, possiamo piegare il ginocchio sinistro, apro bene l'anca destra. Ritorno con la mano destra vicino alla mano sinistra, come per il cane faccia in giù. Inspirando, distendo entrambe le gambe, gambe e braccia. Inspiro, espiro, porto il ginocchio destro al petto e vengo avanti nella panca. Appoggio il ginocchio destro a terra, dietro la linea del polso destro, e il piede sinistro va verso sinistra. Cerco di aprire bene il piede in modo che sia parallelo a un lato del tappetino. Inspiro qui, appoggio bene il piede dietro, espiro, distendo la gamba. Torno come nel cane a faccia in giù, ma con entrambe le gambe distese, una di lato. Inspiro, piego, senza appoggiare il ginocchio, sguardo avanti, il peso è sulle mani e sul piede la gamba dietro, ma prevalentemente sulle braccia, e espiro, distendo. Ancora qualche volta, inspiro, sguardo avanti, espiro, distendo.
inspiro, sguardo avanti, variante del piccione, e espiro, distendo. Ancora una volta, inspiro, espiro, distendo. Inspiro ed espiro, resto. Posso camminare leggermente indietro con il piede sinistro in modo da lavorare più sull'anca, sull'apertura dell'anca frontale sinistra, punto il piede dietro, teniamo il bacino sollevato, quindi punto il piede dietro e punto il ginocchio a terra, non importa che la gamba sia distesa perfettamente, appoggio il ginocchio a terra, schiaccio il ginocchio a terra e il ginocchio che a terra spinge verso il tallone del piede destro. Ok, lo sentite? Che il bacino si solleva e tengo. Se mi è possibile, le mani sono sul fianco o appoggiate sulla gamba, se no saranno per terra, potrebbero essere qui avanti, potrebbero essere su due mattoncini laterali. Tengo il bacino, tutto verso il centro, inspiro, apro il petto verso il cielo, espiro, la posizione si radica a terra, ombelico verso la colonna, trippe verso la colonna, ancora una volta inspiro, espiro, riappoggio le mani a terra, punto il piede dietro, attenzione, inspiro qui, espiro, distendo la gamba dietro e vado in panca laterale con il ginocchio sinistro piegato. Ho sbagliato lato. Andiamo dall'altra parte. Sorry. Andiamo a sinistra. E il ginocchio sinistro rimane piegato come nella posizione dell'albero. Guarda caso torna. E teniamo la panca laterale con la gamba nella posizione dell'albero. Schiaccio bene una gamba contro l'altra. Se serve, mi avvicino il tallone verso il perineo. Cerchiamo di tenere il ginocchio destro bene aperto, che sia aperto come l'anca. Inspiro, espiro, riappoggio le mani a terra, sono in una panca con l'albero. Tengo l'albero, chaturanga. Tengo l'albero, panca. Tengo l'albero e torno in panca laterale, continuo a farla al contrario, inspiro, espiro, mani a terra, cala faccia in giù, siamo ancora in albero, porto la caviglia davanti al ginocchio questa volta, la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro, sguardo avanti, vado sulla punta dei piedi, piego il ginocchio e mi vado a sedere dietro, sono sempre nel cane a faccia in giù, ma seduto con il ginocchio piegato e la caviglia, la gamba destra piegata sopra la sinistra. Tengo qua, inspiro, espiro, ombelico verso la colonna, inspiro, espiro. Sguardo avanti, posso provare a fare un saltino e a venire avanti in questo modo, oppure libero i piedi prima del salto, inspiro, espiro, piegamento avanti, piego le ginocchia, braccio fuori verso l'alto, salgo inspirando, espiro, samastiti, ancora, inspiro, porto le braccia verso l'alto, radico le gambe a terra, espiro, mi piego verso sinistra, inspiro, torno al centro, espiro, mi piego verso destra, il bacino è fermo, inspiro, torno al centro, apro il petto verso l'alto, tengo sempre bene i glutei verso il pavimento, espiro dalle anche, mi piego avanti, gambe tese. Inspiro, sguardo avanti, schiena dritta, espiro, andiamo dietro nella posizione del cane, faccio in giù, gambe unite. Inspiro, sguardo in mezzo alle mani, espiro, distendo bene le mani, radico i talloni a terra, pavimento pelvico verso lo sterno. Inspiro, espiro, questa volta sposto il peso verso destra, distendo la gamba sinistra verso l'alto. Piego il ginocchio,
Apro l'anca. Ok, ci siamo. Inspiro, espiro, appoggio questa volta a terra il gomito destro e il braccio sinistro lo posso tenere lateralmente. Cerco di portare bene a terra il tallone destro o piego il ginocchio per sentire comunque lo stretching. Spingo via il pavimento con l'avambraccio, non teniamolo, non insacchiamo la testa verso il pavimento, ma spingiamo via con la spalla. Inspiro, espiro, riporto la mano sinistra parallela alla destra. Inspiro qui, espiro mentre distendo il braccio, distendo la gamba sinistra verso l'alto. Inspiro, espiro, porto il ginocchio sinistro al petto e poi andiamo come prima in piccione, come se andassimo in piccione, bene? Teniamo bene il piede sinistro, scusate, parallelo al tappetino. Quasi che arrivo più indietro, non importa dove riusciamo. Se riesco ad andare più avanti, meglio. Sguardo avanti, piego il ginocchio, inspiro e distendo la gamba e espiro. Inspiro, distendo, la variante del carro faccio in giù. Espiro, piego. Inspiro, espiro, piccione. Attenzione all'anca sinistra che vuole venire molto in avanti, si porta il bacino in avanti, teniamo la spinta leggermente indietro, in modo da tenere sempre il bacino squadrato o in linea. Inspiro ed espiro. Ancora qualche volta, al vostro ritmo. E andate fin dove sentite di avere controllo del movimento. Distendo, piego, ultima volta distendo, piego, tengo il ginocchio piegato, lo appoggio a terra, scivolo indietro con il piede destro, appoggio il ginocchio a terra e spingo il ginocchio destro verso il tallone sinistro in modo da tenere sollevato il bacino. Le mani appoggiate lungo il corpo oppure in avanti, a seconda di come sono aperta più o meno con il bacino, oppure su due mattoncini laterali. Ogni volta che inspiro, mi sollevo verso l'alto, il tallone e il ginocchio vogliono avvicinarsi. Ogni volta che espiro, l'ombelico va verso la colonna, è il petto che si apre verso l'alto. Ancora inspiro, forza nel bacino, espiro, ammorbidisco. Inspiro, espiro ancora una volta. Inspiro, bacino, espiro, apro il petto. Ma al di là del petto porto morbidezza nella posizione. Riappoggio le mani a terra. Questa volta ci giriamo verso destra, punto il piede dietro, porto bene le spalle in avanti, sollevo la gamba sinistra e me la porto nella posizione dell'albero mentre vado in panca laterale. Se serve, anche qui avvicino il tallone al piede mio e schiaccio soprattutto, schiaccio il piede alla coscia in modo che questa tenuta non cambi, seppure io vario posizione. Inspiro panca laterale, espiro chaturanga, tengo ben aperto il ginocchio, inspiro panca, espiro torno laterale, inspiro qui, espiro mani in terra, cane faccia in giù, ho ancora l'anca aperta, questa volta faccio scivolare il ginocchio sopra, la caviglia sotto il ginocchio, guardo avanti, piego, posso camminare un po' indietro con le mani, piego bene il ginocchio, mi vado a sedere indietro, piego il ginocchio destro, mi appoggio all'indietro, braccia distese, anche qui posso usare un mattoncino sotto le mani se serve,
Inspiro, espiro, sguardo avanti. Posso provare a saltare in avanti in questa posizione, oppure sciolgo le gambe. Inspiro, sguardo avanti, espiro, piego avanti, gambe distese. Inspiro, espiro, resto. Inspiro, piego leggermente le ginocchia, braccio fuori verso l'alto, salgo. Espiro, samasthiti. Lo facciamo ancora una volta per parte, con una piccola aggiunta. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, espiro, piegamento avanti. Inspiro, sguardo avanti, schiena dritta, espiro, mano a terra, carpaccio in giù. Avvicino i piedi, inspirando, porto la gamba destra verso l'alto, apro già l'anca, espiro, appoggio il gomito sinistro a terra. Possiamo tenere la mano qui, la mano destra, inspiro, apro bene l'anca, espiro, distendo gamba, gamba destra e braccio sinistro. Inspiro, allungo, espiro, mi porto il ginocchio destro al petto, andiamo in panca, ci giriamo di lato, verso sinistra e teniamo la gamba sinistra, la gamba destra in albero, panca laterale, inspiro, espiro, chaturanga, inspiro, panca, espiro, panca laterale, questa volta piano piano appoggio l'anca a terra e ci giriamo verso il retro del tappetino per un piegamento in avanti. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, espiro, ombelico verso la colonna, schiaccio bene i dischi a terra. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, teniamo una mano sul, teniamo le mani sulle anche e agevoliamo il piegamento dalle anche. La gamba che a terra spinge con il tallone, posso tenere il ginocchio leggermente piegato. Inspiro, mi allungo di nuovo, espiro, piegamento avanti. Ancora abbiamo il ginocchio piegato, eh? Inspiro, il tallone spinge verso il ginocchio, espiro, stendo ginocchio e tallone spinge ancora a terra. Stendo ginocchio, parlo come stendo ginocchio. Inspiro, sguardo avanti, schiena dritta, espiro, piegamento, la testa si reclina sul ginocchio, o meglio vicino al ginocchio sinistro. Libero il collo. Per tenere forza in questa posizione continuo, posso schiacciare il piede destro alla coscia sinistra e quando inspiro in fase di espirazione aumento il piegamento in avanti schiacciando forte la gamba che è a terra, attivando il quadricipite. Inspiro, il braccio sinistro sale e torna dietro. Riappiccico coscia e ci dobbiamo da tornare dietro. Quindi riappiccico la coscia e il piede. Inspirando, torno in panca laterale. Espirando, torno nella panca. E poi cammino indietro, cane a faccia in giù, faccio scivolare di nuovo la caviglia sopra il ginocchio sinistro e mi piego indietro. Cammino un pochino indietro con le mani e mi piego come in una sedia, porto le braccia avanti. Ora non siamo appoggiati alla nostra gamba distesa, ma di nuovo il bacino è attivo. Pavimento pelvico attivo, tronco attivo, braccia distese in avanti, anche le braccia sono attive. Guardo in mezzo alle mani, mi siedo bene indietro, inspiro, espiro, mi sollevo e sciolgo. Proviamo l'equilibrio qui, quindi questo equilibrio che abbiamo
anticipato o preparato meglio. Mettiamoci bene al centro del tappetino. Caviglia destra sopra il ginocchio sinistro, non sopra inteso sulla padella, ma sopra, verso la coscia. Mentre mi siedo di nuovo all'indietro, come prima variante della sedia, inspiro, espiro, porto le mani a terra. Sposto il peso in avanti e indietro. Possiamo spostare, spostiamo le mani un po', non troppo vicino al piede, in modo da avere un po' di spazio. Sposto il peso in avanti e poi indietro, reclino la testa. Inspiro, vado a guardare in mezzo alle mani, anzi più avanti delle mani, porto il peso sulle mani e espiro. Libero il collo. Inspiro, piego e mi vado a sedere sulla gamba piegata. Inspirando, sguardo avanti, distendo la gamba leggermente, la gamba sinistra, appoggio il ginocchio sopra il gomito, il ginocchio destro sopra il gomito destro, l'interno della caviglia sopra il gomito sinistro. Piede attivo, gamba attiva, sguardo avanti, il sedere va verso l'alto. Posso provare a rimanere qua, schiacciare il tallone alla coscia, oppure distendo verso l'alto, torno e scendiamo, piegamento avanti, libero il collo soprattutto. Bravissimi, vi ho visto con la mia mente telepatica. Inspirando, porto le braccia verso l'alto, espiro, abbiamo ancora un lato, poi basta, non ne abbiamo più, non abbiamo finito. Piegamento avanti, inspiro, lo sguardo avanti, spira dritta, espiro, mani in terra, facendo giù, unisco i piedi. Inspirando, sollevo la gamba sinistra verso l'alto, piego il ginocchio, apro l'anca, porto a terra il gomito destro questa volta. Posso tenere il ginocchio destro piegato. Inspiro, distendo le gambe e il braccio destro. Inspiro qui, espiro, porto il ginocchio al petto e andiamo nella panca. Andiamo in panca laterale, variante Vrkasana, quindi albero. Apro, inspiro, espiro, panca, teniamo l'albero, la posizione dell'albero con le gambe, chaturanga. Inspiro, panca, espiro, torno in panca laterale e piano piano mi porto l'anca destra questa volta, vabbè, l'anca sinistra a terra e facciamo un piegamento in avanti. Prima del piegamento in avanti sistemo bene le gambe, non già non c'è shasana, quindi non deve essere a 90 gradi il ginocchio, non preoccupiamocene. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, glutei verso il pavimento. Espiro dalle anche, mi piego in avanti. Teniamo anche qui il ginocchio piegato, il ginocchio destro piegato, in modo da dire alla nostra gamba, guardate che stiamo per distenderci, preparati. Per aiutarla a distendersi, attiviamo il quadricipite, spingiamo il tallone a terra. Inspiro, espiro, continuo a piegarmi avanti, attivo il quadricipite, inspiro, allungo, radico gli ischi a terra, espiro, dalle anche mi piego, distendo la gamba destra, schiaccio con il tallone il pavimento, il tallone viene verso il ginocchio, porto lo sguardo a terra. Posso continuare a fare questo movimento, inspirando a lungo, radico gli ischi, espiro, mi piego dalle anche, schiaccio bene con tutta la gamba al pavimento, il ginocchio è ben disteso questa volta. Inspiro ancora a lungo, espiro, schiaccio bene a terra. Janu Shirshasana, quindi nella posizione del ginocchio alla testa. Inspirando, salgo.
Porto la mano, il braccio destro dietro, in modo che sia di nuovo pronto per andare in panca laterale. Riaggiusto la mia connessione piede-coscia, mi giro di lato e torno su. Sollevo l'anca, inspiro, espiro, andiamo nel cane a faccia in giù. Quindi dovrò camminare un po' indietro con le mani. Variante, mettiamo la caviglia sopra il ginocchio, piego il ginocchio destro, cammino un po' indietro in modo da sedermi il più possibile indietro. Cammino ancora un pochino indietro e andiamo nella sedia con la gamba da sinistra piegata. Mi siedo bene indietro, posso anche ancora appoggiarmi qui con le spalle allo stinco e poi lavoro per schiacciando con il piede destro il pavimento, lavoro per sollevare il bacino, sentire forza nella parte alta del corpo, del tronco. Ombre dico verso la colonna, mi piego ancora un pochino all'indietro. Piede sinistro attivo, inspiro, espiro, mi piego bene in avanti, non mi appoggio ma mi piego, inspiro forte schiacciando il piede verso terra, sciolgo, mi riporto in mezzo al tappetino, proviamo l'altro lato, sciolgo le gambe, i glutei. E mi preparo per la mia splendida posizione in Garavasana. Questa volta è il ginocchio sinistro piegato. Mi piego giù, in avanti sedia, appoggio le mani a terra, sposto il peso sulle mani e torno sul piede. Risposto il peso sulle mani, torno sul piede. Se il problema è arrivarci, posso usare un mattoncino sotto il piede, cioè se il problema è la flessibilità, come nel corvo. Inspiro, vado avanti, espiro, torno sul piede. Per portare il peso in avanti, necessariamente devo andare a guardare oltre le mie mani. Questo è un modo per portare le spalle più avanti. Se ho paura di prenderlo da facciata, posso usare sicuramente ce l'avete, un cuscino, siamo in casa, quindi un bel cuscino grande. È molto difficile che voi prendiate una facciata perché la vostra mente ve lo proibirà assolutamente. Sarei quasi contenta se accadesse, direi. Inspiro, mi preparo, vedete, piede sinistro attivo, piego i gomiti e distendo un pochino la gamba destra in modo da portare già il peso in avanti. Posso anche rimanere qua e sento già tutto il peso della posizione. Piego la gamba destra, il tallone destro al gluteo. Se funziona, spingo la gamba destra verso l'alto. Tutto il resto tiene. E poi torno. E finalmente mi siedo. Per poco, ovviamente. Sciogliamo le gambe. Sciolgo un po'. Mi riporto le braccia avanti, apriamo le anche, appoggio le ginocchia in terra e porto le mani a coppetta, quindi con i polpastrelli delle dita a terra, ben più avanti di sotto le spalle o del cane a faccia in giù. Distese, le braccia distese in avanti, schiaccio con il pavimento, apro le spalle, rotazione verso l'esterno delle spalle e le ascelle si guardano. E resto. Continuo, inspiro, faccio spazio e le ascelle si guardano di più. Spazio tra le scapole, arrotondo la schiena, espiro, così come sono, con la schiena arrotondata, mi spingo verso il pavimento. Si distenderà, quello che avviene in verticale. Inspiro, espiro. Cerco di mantenere la gobba.
Poi non importa cosa si vede fuori, io cerco di mantenere la gobba, lo spazio tra le scapole, forte, attiva, non solo tra le spalle, ma bene in questa zona, la parte alta della schiena. Ancora una volta, schiaccio, inspiro, espiro, scendo mantenendo la gobba. Ok, cammino indietro. Sollevo il braccio sinistro verso l'alto, con il braccio destro piego il braccio e con il braccio destro vado a prendermi il gomito. Spingo il gomito sinistro verso l'alto e verso l'esterno. La mano destra fa resistenza verso l'alto e verso l'esterno. L'ascella è girata verso l'interno. Lo sguardo avanti. Bene, verso l'alto e verso l'esterno. Spingo verso l'esterno e verso l'alto. E resto. Sciolgo. Altro lato, distendo il braccio destro verso l'alto, piego il gomito, braccio sinistro, la mano va all'esterno del gomito destro. Il gomito destro sale bene verso l'alto in modo da portare la spalla verso l'orecchio. Spinge verso l'esterno, la mano sinistra fa resistenza. Braccio destro, spinge verso l'alto e verso l'esterno. Alto e esterno, non dimenticatevi alto, non solo esterno. Cosa succede al nostro petto? Se si aprono le costole, trac, le richiudo con l'espirazione. Questo è quello che avviene anche, sciolgo, espirando. Mentre adesso lo proviamo, ci mettiamo a testa in giù, ci mettiamo sugli avambracci. Né? Cosa succede? Spingo verso l'alto e c'è una spinta verso il basso in questo caso, anche se io spingo verso l'alto, verso il pavimento e sentirò una spinta verso l'esterno. Il peso e la gravità spingono verso l'esterno, quindi io faccio resistenza. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto adesso con i gomiti, spingo verso il basso. Evito di spingere verso l'esterno, l'unica cosa, ma faccio resistenza, quindi la mano che mi teneva in realtà divento io un tutt'uno. Appoggiamo gli avambracci a terra, testa morbida, punto i piedi, vado a distendere le gambe, lo sguardo è verso i piedi. Presto, inspiro. Spingo via il pavimento con gli avambracci, espiro, forti le spalle, cerco di avvicinare le ascelle e di separare le scapole. Ancora, inspiro, distendo ancora un po', avvicino le ascelle, espiro, separo le scapole. E ancora, inspiro, lontano, espiro, tengo. Piano piano mi siedo, rilasso il collo. Se serve lo giro un po' da una parte all'altra. Proviamo a salire. Se me la sento salgo, se non me la sento delfino, quindi distendo le gambe, vado a portare le mie ginocchia avanti e poi verso i piedi. Possiamo anche farlo tutti 3 volte come preparazione. Ok, abbiamo scaldato a sufficienza la posizione, andiamo non in pincia marulasana, ma nella forearm stand, quindi la schiena non è aperta, ma abbiamo lavorato tutto per tenere la schiena e le costole chiuse. Lo proviamo a fare anche a testa in giù, senza necessariamente andare a cercare l'equilibrio. Ci interessa più sentire le forze in gioco. Quindi avambraccio a terra, chi vuole può tenere se preferisce, le mani incrociate, per qualcuno più semplice, oppure un mattoncino in mezzo. Alle mani, punto i piedi, distendo le gambe, cammino avanti, spingo via il pavimento con le spalle, espiro, tengo la gobba, distendo una gamba, piego la gamba opposta e distendo. Cosa sta succedendo alla gobba? Se l'ho persa, boom, torno, spingo via il pavimento con le mani, gobba e cambio gamba.
distendo la gamba destra verso l'alto, non la muovo più, piego e distendo la sinistra. Questo è quello che dovrebbe accadere per salire su. Distendo, spingo via il pavimento con le mani, appoggio le ginocchia a terra e scendo. Ancora una variante, per chi vuole va in equilibrio, per chi invece vuole provare ad arrivare alla percezione dell'equilibrio senza necessariamente cercarlo, potete farlo anche al muro se avete paura di cadere, però io prima vi faccio fare questo esercizio che non è pericoloso per cadere dall'altra parte, ecco. Spingo via il pavimento con le mani, cammino avanti, distendo una gamba verso l'alto, questa che è distesa non si muove più, piego l'altra e provo semplicemente a spostare il peso verso gli avambracci. Se riesco, cambio gamba. Rifacciamo. Sposto il peso sugli avambracci. Se riesco, cambio gamba. Ok. Potrebbe anche risultare molto più piccolo di così, ovvero qui. Non importa dove sono, e posso anche provare a cambiare gamba qui. Dove sono? L'importante, non importa dove sono, l'importante è che una gamba sia distesa e solo una gamba si piega. Tutto il resto del corpo rimane come abbiamo fatto fino adesso. Ultimo tentativo, l'equilibrio. Se volete farlo al muro, è possibile. Vi direi di prendere come distanza mezza gamba, in modo da non dover andare chissà dove a cercare il muro. Non ci arriverete intanto, però se vi dà sollievo. Quindi prendete mezza gamba, scusate, appoggiate il piede a terra e lì appoggiate i gomiti. Ok? Riparto. Una gamba distesa, l'altra piegata e provo l'equilibrio. Per l'equilibrio che cosa possiamo aggiungere? Lo sguardo. Se arrivo a toccare il muro dietro, una gamba rimane distesa verso l'alto, distendo bene la gamba verso l'alto e poi provo a staccare l'altra. Proviamo. Fate qualche tentativo senza perdere il respiro. Se riesco a stare su in equilibrio, provo a fare due respirazioni. Se non riesco a stare in equilibrio, non lo proviamo 50 volte. Al terzo tentativo scendo comunque e appoggio la testa a terra. Braccio lungo il corpo, bambino. Sentiamo dov'è l'energia, dov'è il respiro, dov'è andato, che cosa sta succedendo nel corpo. Abbiamo sperimentato un'inversione molto potente, anche più della, per certi aspetti io lo penso, anche più della verticale sulle mani, perché in qualche modo sulla verticale sembra di avere un po' più di potere, di possibilità, mentre sugli avambracci ci si sente più bloccati. Quindi complimenti, celebrate i successi raggiunti e work in progress, step by step. Espiro fuori tutta l'aria, mi sposto sul centro della testa, sulla corona della testa, le braccia sono sempre lungo il corpo. Sentiamo pure il centro della testa ben spinto a terra. Il punto che riflette il nostro settimo chakra. In questa posizione la spiritualità è appoggiata alla terra, non al suolo. Ci risediamo
sui talloni, ci spostiamo su un lato, mettiamoci piuttosto avanti sul tappetino in modo da poter rotolare indietro nella posizione dell'aratro. Quindi ci sdraiamo a terra, solleviamo le gambe distese e le andiamo a posizionare dietro di noi. Non tutti riusciranno ad arrivare, io ad esempio non ci riesco, ma per spazio. A terra con i piedi, non importa, posso mettere sotto i piedi un supporto che può essere anche il mattoncino. Cercate di non guardarmi mentre fate questa posizione, quindi portate le gambe dietro, le gambe sono distese e sedere verso l'alto. Quando arrivo in una posizione intermedia, ovvero sento che il peso è sulle spalle, avvicino un pochino le spalle tra di loro, ma soprattutto le spingo verso l'esterno del tappetino, le spingo a terra. In questo modo salvo il collo. Sentirete anche che si solleva il bacino verso l'alto, spingendo le braccia verso il basso e verso l'esterno. Quindi spingo, scusate, non l'esterno, ma l'esterno del bicipite a terra. Ok, lo sentite, spero. Si solleva il bacino verso l'alto e porto una gamba verso l'alto e poi magari anche l'altra. Posso appoggiare le mani alla schiena per avere più supporto. Spingo bene sull'esterno dei bicipiti, mi raccomando. Questo, o sui tricipiti, questo è quello che fa sì che il mio collo sia salvo, la posizione sana, il peso sulle spalle. Guardatevi le gambe, schiaccio bene una gamba contro l'altra. Questo è come appaiono quando faccio la verticale, quindi quando eravamo adesso a testa in giù. Come erano le mie gambe? Punte tese, flex, fuori, una piegata, l'altra distesa. Qui posso lavorarci. Inspiro, espiro, piano piano piego le ginocchia. Se riesco porto le ginocchia all'esterno delle orecchie, ridistendo le braccia a terra. Piano piano srotolo. Distendo le gambe. Le mani, le braccia frenano. L'obelico frena. E piano piano torno a terra con tutta la lombare. Pieghiamo le ginocchia una volta che la lombare è a terra. Attiviamo i muscoli addominali e piano piano portiamo i piedi a terra. Distendo le gambe, teniamo di nuovo le gambe unite, facciamo in modo che siano sul tappetino, gambe unite, mettiamo le mani sotto il sedere con il palmo rivolto verso il basso, i gomiti saranno leggermente piegati verso l'esterno, spingendo sui gomiti, li porto vicino al corpo, spingo sugli avambracci e sollevo la testa e vado a riappoggiarla verso la corona, a terra. Apro la gola, il chakra della gola. Le gambe sono tese e distese sul pavimento, appiccicate tra di loro, in modo da proteggere la lombare. Proviamo ad inspirare ed espirare dalla gola. Se serve, butto fuori l'aria dalla bocca. Apro bene il chakra della gola, sentiamo la gola ben aperta. Lasciamo che passi aria. Che cosa significa per noi portare energia in questa zona? Resto. Godiamoci questa apertura, l'apertura di una parte del corpo che spesso è nascosta, chiusa, poco ascoltata dal nostro cuore prima di tutto.
Inspirando, porto il mento verso il petto e piano piano srotolo la testa indietro, riporto la schiena a terra, apro i piedi, dondolo un po' da una parte all'altra il bacino. Inspiro, gonfio il petto d'aria, gonfio bene d'aria tutto il corpo, tutto il tronco, tutto il mio albero. Tengo il respiro. Espiro, butto fuori tutta l'aria. Lo rifacciamo, proviamo a controllare l'espirazione attraverso la gola. Quindi inspiro. Faccio salire l'aria, tengo. Espiro dalla gola. Poi mi godo la pace dopo la tempesta. Dopo il movimento del corpo, ci godiamo un lungo e meditato Shavasana. Dopo aver lavorato sulla forza, in questa, sulla forza, sulla, anche un po' sulla flessibilità, ma soprattutto sulla tenuta. Vediamoci adesso il respiro, com'è, dov'è. Come lo sentiamo, come sentiamo il nostro livello energetico. Ci sentiamo carichi, scarichi. Proviamo ad essere precisi negli aggettivi. Precisi negli aggettivi che definiscono il nostro respiro in questo momento, precisi senza rimanerci appiccicati, quindi senza compiacerci dell'aggettivo che abbiamo trovato, ma cerchiamo quello che dice esattamente com'è e poi magari il momento dopo muta il respiro e quindi proviamo a tornare lì e a non aggrapparci troppo all'aggettivo che avevamo dato al nostro respiro o al nostro livello energetico. O al nostro corpo, allo stato del nostro corpo, e proviamo a cercarne subito un altro, e poi un altro ancora, e un altro ancora, se questo è il caso. Proviamo a stare con questo respiro, in questo livello energetico, questo corpo, con i rumori familiari di casa o con il silenzio familiare di casa. Possiamo portare un po' di questo silenzio, di questi rumori, di questa familiarità che abbiamo costruito durante questo più di un mese a casa. Possiamo portare qualche cosa anche fuori, quando usciamo, usciremo da questo momento. C'è qualcosa che abbiamo sentito, vissuto e che ci ha lasciato qualche dei segni che vogliamo portare fuori con noi, che ci è stato utile e funzionale in questo momento, che non vogliamo perdere nella valigia degli attrezzi. Anche qui vediamo se possiamo essere precisi. Può essere una qualità, un modo di fare.
Apriamo i sensi verso l'interno. Chiudiamo i sensi verso l'esterno. Stiamo in ascolto di quello che c'è dentro. E quando ci rendiamo conto che siamo persi in qualche pensiero, rumore, al di fuori di noi, al di fuori del nostro respiro, torniamo lì. Facciamo qualche respiro più profondo. Torniamo con la consapevolezza al movimento, iniziando a muovere le dita delle mani, i polsi, le dita dei piedi, le caviglie. Lasciamo che sia il contatto col pavimento a permetterci di tornare qui. E piano piano risvegliarci, stiracchiarci. Massaggiamoci la mandibola. E poi piano piano ci giriamo su un lato. E ci portiamo nella posizione seduta, con le gambe incrociate, la schiena dritta. Portiamo le mani al petto in Anjali Mudra. E ci ringraziamo per esserci dedicati quest'ora di pratica. Ci ringraziamo per aver fatto spazio nella nostra giornata per rendere possibile quest'ora di pratica. Per non mancare all'appuntamento con noi, con il nostro corpo. Forse anche questa è una cosa che possiamo portarci fuori da questa quarantena. Ricordiamoci di non mancare agli appuntamenti che ci diamo con noi stessi, se lo riteniamo motivo di benessere. Portiamo le mani alla fronte, che i miei pensieri siano benevolenti. Alla bocca, che le mie parole siano benedicenti. Al cuore, che le mie azioni siano benevolenti. Portiamo le mani a terra e ci inchiniamo alla terra. Per non dimenticarcela, dopo questi giorni di quarantena in cui è rinata sotto i nostri occhi, riportiamo le mani al petto e ripetiamo insieme il mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Lo ripetiamo per 3 volte. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Che tutti gli esseri viventi possano vivere liberi, felici e in pace, e che le mie azioni vadano in questa direzione. Namaste. Grazie.